Fabiano Santacroce, Croce, 31 anni ancora da compiere, la carriera insomma, può ancora riservarti ottime cose? Sì, sto, sto aspettando che, di trovare comunque sia una squadra che, che creda ancora, ancora in me perché ho ancora tempo da dare e ho voglia soprattutto. Cosa è successo nelle ultime stagioni che non ti hanno visto grande protagonista? Eh, dal fallimento del Parma ho avuto queste ultime due stagioni un po' diciamo, sfortunate e mi sono trovato a fare anche delle scelte di vita, a stare magari più vicino alla famiglia, quindi ora però è passato diciamo, tutto questo, questo periodo e voglio, voglio rientrare nel, nel calcio vero. Se riavvolgi il nastro negli ultimi anni, negli anni passati, il momento più importante è stato quello al Napoli? Sì, io penso che tutti gli anni che ho fatto, comunque sia, mi abbiano, mi abbiano dato qualcosa. È chiaro che Napoli, anche come città, dato che ci vivo, anche, è, stata, è stato il posto che, che mi ha dato di più. E per quest'anno il Napoli può davvero pensare ancora di più rispetto al recente passato allo scudetto? Sì, anche se penso che quest'anno sarà difficilissimo perché sono rientrate anche le squadre milanesi, stanno stanno crescendo molto e ci stanno puntando in tanti allo scudetto. Perciò sarà un bellissimo campionato sicuramente. Chi sostiene che questo gruppo, che in pratica è lo stesso dell'anno scorso, con un anno in più di lavoro con Sarri possa comunque essere avvantaggiato, possa avere dei vantaggi nella corsa allo scudetto? No, è, chiaro, è chiaro, la squadra è, gioca, giocherà sicuramente ancora meglio perché sanno come giocare, ora eh, si sono compattati bene. E, è chiaro che ci sono anche Juventus, Milan, Inter, Roma. Sarà difficile, sarà difficile e speriamo, teniamo le dita incrociate. A tuo parere, eh, servirebbe qualcos'altro al Napoli come rinforzi, visto che comunque si sì, è arrivato un As, però, non è un giocatore che in questo momento può essere ritenuto un titolare, anche se sta facendo vedere buone cose? Penso che questi siano dei, degli aspetti tecnici che, che possa dire solo, solamente il mister, perché solamente il mister conosce la, la squadra. Perciò... Dall'esterno naturalmente. Sì, no, magari sicuramente dall'esterno anche qualche nome forte piacerebbe soprattutto ai tifosi del Napoli conoscendoli. Tu hai avuto tra i tuoi dirigenti a che fassone eh, vederlo adesso protagonista al Milan di una campagna acquisti faraonica, che effetto ti fa? No, bello, bello anche perché è una, una brava persona che, che si, si è meritato tutto, tutto quello che sta ottenendo e spero che dia i suoi frutti. Per quanto riguarda invece la nazionale, si è andato vicino ad esordire con la nazionale maggiore, è stato convocato dall'Ippi e poi che è successo? Poi l'infortunio al ginocchio mi ha, mi ha un po' diciamo, rotto quel, eh, quell'equilibrio che, che avevo in quel periodo. Eh, è stata comunque un'ottima, una bellissima esperienza da cui ho imparato tantissimo e questo è un posto magico, la nazionale magica, a Coverciano è, è sempre bello stare qui. Comunque in questi giorni sono arrivate delle proposte, delle offerte. Delle ipotesi? Sì, 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 sì. Per fortuna qualcosa si sta muovendo, quindi spero di prendere la decisione giusta e, e di riniziare il più presto possibile.